Amici di Telecapri Notizie, un vero piacere quest'oggi potervi presentare Angelo Iannelli, autore del libro Viaggio nella pandemia, la sfida di Pulcinella. E allora Angelo, complimenti per un libro che giunge nel pieno della pandemia, una pandemia che ha cambiato moltissime persone, ha cambiato radicalmente la vita di ogni singolo individuo. E allora cosa hai provato nello scrivere questo libro? Cosa ti ha animato? Ho provato delle emozioni, quindi sono stato animato da una forza interiore che mi ha portato a riflettere su quelle che sono state le conseguenze di questa tragedia causata appunto dal Covid-19, che ha dato su una terribile malattia, la pandemia. E io che interpreto la maschera di Pulcinella non potevo stare inerme per quanto riguarda questa situazione, ed era giusto che io dialogassi con gli invisibili, con le persone che stavano a casa, e ho fatto in modo che tutti i giorni Pulcinella era lì a donare una speranza. Ho creato un contest gastronomico dal titolo Io resto a casa e preparo specialità, dove invogliavo le casalinghe appunto a preparare le pizze, ma intere famiglie, anche persone normali che si mettevano a sfidarsi. Poi ho messo su un premio per queste persone che cucinavano, con tanto di giudici, e poi non mi sono fermato, sono andato oltre, ho creato un premio per i ragazzi meno fortunati dal titolo Gli eroi del sorriso, perché vedevo che la politica dava poco spazio a queste famiglie, e mi sono posto il problema: ma se un genitore si ammala di Covid-19, questi bambini a chi venivano affidati? Anche perché il periodo in cui tutte le attività sociali erano ferme, allora Pulcinella si domandava il perché. Mi sono chiesti tanti perché, ma poi ho dialogato con i bambini, con le avventure di Pulcinella raccontate ai bambini, dove si vedeva un Pulcinella che sconfiggeva il coronavirus e si creava una cura al plasma col cioccolata, che mi sono veramente dato da fare. In tutto questo ho creato anche il gioco del panapirlo sociale, grazie a una ditta, Terre Pompeane, abbiamo donato dei babarè a tante persone, siamo andati un po' donando sorrisi, tutto gratis. E poi alla fine il libro come testimonianza alle generazioni che verranno, per far capire cosa è successo il periodo che andava da fine marzo a ancora tuttora, per far capire come mai tante persone anziane sono morte, che è successo a Bergamo, che è successo in tutta l'Italia, e perché la sanità era in ginocchio. Allora Pulcinella vuole domandarsi perché, ma è possibile che l'immagine che giungevano da Wuhan di tante persone che finivano li guardava solo Pulcinella in TV? E mai possibile che la politica non faceva formazione alle scuole, non chiudeva prima quello che è il discorso, è il discorso per quanto riguarda l'emergenza sanitaria, l'emergenza anti-Covid. E io veramente voglio capire dove sta, chi ha sbagliato e perché non devono pagare. Anche la stessa Bergamo, cioè abbiamo visto una città così industrializzata in ginocchio, addirittura sollecitava le persone a fare delle manifestazioni sportive come Corri Bergamo. Ci siamo infettati da sole, un po' come una squadra di calcio che si fa un autogol. Allora è giusto che noi rimediamo a questa situazione. Angelo, sei stato chiarissimo, davvero, in conclusione, perché purtroppo abbiamo dei tempi televisivi stringati. Sei l'ambasciatore del sorriso e oggi più che mai c'è bisogno di sorridere. Tra gli ultimi tuoi impegni sei stato l'ideatore di una festa meravigliosa che si è tenuta a Villa Domio, una festa non a scopo di lucro che ha avuto lo scopo di unire, socializzare, includere. Quanto tutto questo è importante nella società attuale? Allora, come ho detto prima, un Pulcinella
che è stato attivo sui social, un Pulcinella che concretizza. Allora ho creato uno spot per il rilancio del turismo e della cultura in Campania e la mia prima tappa della presentazione del mio libro Viaggio nella pandemia, la sfida di Pulcinella, con la prefazione del noto virologo Giulio Taro con la casa editrice Albatros. Il 31 luglio, giorni fa, ho presentato il mio libro, ma rilanciando quella che è la cultura, l'arte, la bellezza, la moda a Villa Domi, un posto in, un posto esclusivo, dove veramente si respirava gioia e soprattutto speranza per rilanciare la nostra bellissima regione Campania. E sono super contento, sono venuti tanti artisti, le letture sono state lette dagli attori di Un Posto al Sole, della Fiction Rai, Cosimo Alberti e Giovanni Caso, moderatore è stato Erennio De Vita, poi ancora Lucia Cassini, il patron di Villa Domi, Domenico Contessa, l'attore olivudiano Fabio Toscano, e insomma è stata da show, insomma è stata una presentazione show e un momento di rilanciare la nostra regione Campania. E ci saranno ancora altre presentazioni, la seconda tappa sarà al Gambrinus il 4 settembre, aspetto tante personalità che già mi hanno confermato, insomma rilanciamo la bella regione Campania. Complimenti per queste straordinarie iniziative ad Angelo Iannelli, complimenti a te, un saluto affettuoso ai nostri amici di Telecapri Notizie, amici ai quali auguriamo buon proseguimento con il palinsesto della nostra emittente.